video. Oggi sono qui per mostrarvi un prodottino che sto utilizzando da qualche tempo e vi devo dire che mi sta piacendo abbastanza, quindi anche se non sono ancora arrivata ad una recensione al 100% perché non è tanto che lo sto provando, però ho pensato di fare una specie di video less test in modo che vi mostro l'applicazione e la sua resa. Qualora voi vorreste comprarlo, comunque saprete già che tipo di prodotto state andando ad acquistare. Allora, inizio col mostrarvi il prodotto. Appunto, il packaging è questo qui, quindi classico nero lucido con questi ricami molto principeschi. Poi abbiamo 12 ml di prodotto per un costo di 4,19 euro, quindi potete capire che il prezzo è veramente molto basso. E vi faccio vedere, cosa importante, lo scovolino. Allora, lo scovolino è abbastanza semplice, l'unica cosa che ha la parte verso l'esterno, perché è quella che prendete per così, più cicciottella, mentre la parte per le ciglia interne, quindi più piccoline, leggermente più a punta, più fino. Però comunque come scovolino rimane molto molto semplice. È abbastanza fitto e è molto compatto, le setole sono molto compatte tra di loro, quindi questa cosa permette anche un fattore che riesca a prendere le ciglia, quindi anche volumizzare oltre che allungare e dare questo effetto ciglia finte. Ok, quindi adesso vi farò vedere la prova su un occhio, così potete vedere la differenza tra l'occhio truccato con il mascara e l'occhio struccato. Allora, cosa classica che faccio ogni volta, mi leggo i capelli così sto più comoda. Qui ho lo specchio, non so se lo vedete, quindi se vi dà fastidio abbiate pietà, ma ve l'ho detto io mio che non ci vedo. Ok, lo inizio ad applicare su quest'occhio così potete vedere bene. È il risultato con un'applicazione. Io di solito ne faccio due perché mi piace l'effetto più intenso, più nero, semplicemente per questo. Per una persona che ama comunque un effetto del mascara abbastanza naturale, anche una passata secondo me va più che bene. Allora, vedete a livello di lunghezza, cioè io mi vedo allo specchio e comunque è un occhio completamente trasformato rispetto a quello struccato, quindi a livello di quello sicuramente. Pecca che vi dico, bisogna stare un pochino a lavorarlo, nel senso, quando andate con lo scovolino, allora innanzitutto se ne utilizzate troppo di prodotto tendono ad appiccicarsi le ciglia, a fare quell'effetto grumoso che non è bellissimo. Però questa cosa la fa di più quando si fa una seconda passata, diciamo che sulla prima tende molto di meno, però dipende sempre il modo in cui lo lavorate, bisogna essere abbastanza veloci perché si asciuga molto velocemente, cosa in realtà positiva perché magari tante volte uno si deve sbrigare, il più delle volte, però a livello di visuale quello che vedo del prodotto mi piace. Mi ho detto, io faccio una seconda passata per il semplice gusto personale, mi piace un po' farlo più pronunciato, insomma con l'occhio più visivamente proprio carico, ma è una cosa mia personale, cioè secondo me così risulta comunque molto bello. Ok, sono passati circa 2 minuti e vado a fare la seconda passata. Questo qui è il mascara con la seconda passata. Altra cosa che vorrei dirvi è che io adesso ho fatto aspettare forse qualche secondo di più e questa cosa che ho notato è che se voi tra una passata e l'altra fate passare troppo tempo tende ancora di più a fare i grumi e infatti si può vedere su alcuni punti comunque. Non è un effetto che a me mi disturba più di tanto, nel senso sì, lo vedo che sono un po'
più aggrovigliate, però non è un effetto che a me disturba. Chi vuole delle ciglia molto ordinate, carine, lineari, ecco, questo non è il mascara che fa per voi. Per fare la seconda passata, secondo me, perché l'ho provato in vari modi, adesso perché sto così registrando e ho fatto passare forse qualche secondo di più, vi ho detto, e quindi mi ha fatto questo effetto. Altrimenti, se voi fate la prima passata e aspettate proprio 30 secondi e fate subito la seconda, quindi quando il prodotto sta per asciugarsi ma non è completamente asciutto, allora l'effetto è migliore. Vi ho detto, dovete essere molto veloci. Se fate aspettare troppo che si secca, poi fare la seconda passata è un po' un problema, comunque non viene bellissima. Ecco, comunque l'effetto in generale mi piace, non posso dire che non mi piace, vedete anche voi che comunque vi cambia l'occhio. Dipende sempre dal vostro giudizio personale, se è un mascara troppo magari pesante sull'occhio, che comunque è presente come mascara. Io per esempio ne ho avuto un altro che ho utilizzato prima di questo che veramente era quasi impercettibile, proprio perché dava questo effetto solo un po' di ciglia pettinate, ordinate, un po' più colorate, però molto tranquillo, quindi veramente portabilissimo in qualsiasi occasione. Questo risulta comunque un po' più aggressivo sull'occhio, questo è vero, quindi dipende sempre quello che preferite voi, insomma il vostro gusto personale. Ok, sono andata a truccare tutti e due gli occhi, così potete vedere un effetto proprio 100% sul viso. Comunque a me piace, vi ripeto, ci sono dei piccoli accorgimenti da fare e dipende tanto se vi piace questo tipo di risultato. Comunque tendenzialmente per un mascara di questo tipo a questo prezzo soprattutto io darei comunque un 7,5, perché se applicato moderatamente e bene con qualche accorgimento, comunque il risultato a me piace. Ok ragazzi, quindi il video termina qui, io spero tanto che vi sia stato d'aiuto, se magari avevate intenzione di acquistarlo o magari se già lo avete acquistato fatemi sapere come vi siete trovate, se vi piace, che voto gli dareste, se siete d'accordo con me oppure no. Io vi mando un grossissimo bacio, vi rinnovo sempre l'invito a mettermi un pollice in su per continuare a vedere i miei video e iscrivervi al canale ovviamente se non l'avete già fatto e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati su qualsiasi video che esce. Io vi mando un bacione e alla prossima!